Sesta edizione per il Napoli Bike Festival, l'atteso appuntamento per gli appassionati della bicicletta che si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 maggio a Napoli. Incluso nel programma del Maggio dei Monumenti, il festival partirà dal Museo Archeologico Nazionale con una pedalata di gruppo per attraversare la Sanità e raggiungere poi il lungomare Caracciolo. Siamo convinti che la zona antistante al museo, che va fino al conservatorio, possa diventare un distretto culturale, visto che ci sono realtà importanti quali il museo, un teatro, l'Accademia di Belle Arti, il conservatorio e molto altro. Il Napoli Bike Festival, non a caso, diciamo, parte dal terrapieno del museo, che sarà liberato dalle macchine e che sarà il luogo del raduno iniziale della randonnée ciclistica della città, della passeggiata ciclistica per la città, con cui il Napoli Bike Festival inizia. Questo è uno strumento per una vera e propria rivoluzione civica, quindi per modificare il senso civico. E quindi credo che tutto ciò che va in questa direzione meriti sostegno e io plaudo a chi promuove questa iniziativa, che richiama ovviamente le istituzioni alle loro responsabilità a superare ritardi, però ecco, quello che voglio dire è che noi, come singole persone, come amministrazione, come consiglio comunale, noi ci crediamo. Il festival avrà come secondo luogo di riferimento la mostra d'oltremare, con esposizioni di biciclette, concerti, spettacoli e un fumetto speciale in collaborazione col Comic-Con. Dall'alba di sabato 13 la Cazzimbocchia, passeggiata su bici d'epoca nelle strade del centro storico. Quest'anno appunto partiremo da un luogo emblematico di Napoli, che è la zona del museo, in particolare da Piazza del Museo Nazionale, con via Costantinopoli tra le strade più inquinate d'Europa, e attraverso questa pedalata collettiva che faremo appunto venerdì pomeriggio proveremo a insinuare questo sogno che anche in questa zona assolutamente congestionata è possibile introdurre una idea di mobilità sostenibile. La prima Bicycle House del Sud Italia, che è nata proprio grazie a un progetto dell'assessorato ai giovani e grazie al piano piano, pezzo dopo pezzo, recuperare ogni locale di questa galleria e quindi la sua bellezza e la sua funzione. E per noi la dimostrazione che l'impegno continuo e anche in modo silenzioso dà dei frutti e che la mobilità sostenibile è un qualcosa che fa bene alla nostra città e che oggi caratterizza pezzi di città importanti come questa galleria e questo luogo. Quindi oggi non dobbiamo far altro che dare un grande in bocca al lupo agli organizzatori e ringraziarli per la qualità del festival e soprattutto godere di tutti gli appuntamenti che a partire dalla Galleria Principe fino alla mostra d'oltremare rendono questo weekend che ci attende veramente unico e soprattutto bello da vivere insieme con tutta la propria famiglia, con i propri amici e con tanti altri amici che da altre città d'Italia scelgono di venire a Napoli. Il programma completo su www.napolibikefestival.it.